Siamo operativi, signori, siamo operativi. Stai ora tutti, io sono Anto Show, in questo canale vi andiamo a far vedere il meglio del meglio di Yu-Gi-Oh! A partire dai mazzi Burn stupendi, che mi sono reso conto che ultimamente ve ne ho fatti vedere pochi, ragazzi, e pochi configurati in maniera molto torturante. Allora, iniziamo con Caldrone dell'Anziano. Ok, non cominciamo con niente, perché l'avversario con Turbini Gemelli va subito a distruggerci le varie carte, molto molto bene, l'importante è che non ci vada a distruggere il Cilindro Magico. Facciamo che siamo con Cilindro Magico, che siamo anche con il Signore Oscuro della Prigione Celeste, che entra e non solo ci va a settare dal mazzo direttamente una carta. Benissimo, allora, adesso siamo con un bel tremilone sul terreno che fa molto molto male con Cilindro Magico, ma soprattutto con Pachycephalosauro Fossile, una carta che impedisce ai mostri di essere evocati, specialmente sul terreno. Lo so, Pachycephalosauro lo utilizziamo soprattutto in Antometa, lo continuiamo e lo continueremo a utilizzare in Antometa, ma è molto molto forte anche da altre parti, quindi attacchiamo con uno, attacchiamo con l'altro, siamo molto molto ben coperti. Abbiamo anche la formica autodistruttiva, che fa subire dei danni importanti ai giocatori. Quando già abbiamo vinto, si potrebbe dire. Vedete, l'avversario si ferma, non può evocare specialmente. Bene, ok, ottimo. Attacco, attenzione, l'avversario mi utilizza scudo prosciugante con cui si va a curare. Benissimo, e io attacco con il Pachycephalosauro. Bene, ok. Ok, si può fare meglio. Attenzione, Raichu, che questa volta va lui a disruptare un po' tutto il board. Attenzione, perché comunque con la formica autodistruttiva io vado ad infliggere 1000. Oh, ho pescato Raichu anche io. Ma guardate quanto è piccolo il mondo. Benissimo. End phase, l'avversario va a iniziare. Stavo aspettando il Cilindro Magico come se nulla fosse, signori. Stavo aspettando che mettesse un mostro proprio per andare a far vedere chi comanda. Attenzione, muro dimensionale. Questa carta c'è costata veramente tanto, tanto, tanto. Ultimamente c'è la versione 1, ultimamente, che è qualcosa di incredibile. Mi sta venendo via di farmi il burn, signori, vi assicuro. Prendiamo anche la bestia glaciale pinguino polare, veramente molto molto bella come carta, non solo perché va a far danni, ma se viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta, possono uscire come perse una carta notata dall'avversario e farla tornare nella mano. Una carta che sicuramente dà molto molto fastidio. Ecco, forse l'unico problema di questi mazzi è che comunque per utilizzare mostri come questi, a meno di non fare mischioni, come vengono chiamati, o roba strana, bisogna in qualche modo andare a utilizzare mostri che non sono troppo forti, ma che hanno comunque un effetto abbastanza devastante per l'avversario. Ok, quindi Dono Salamagna va a mettere Foxy e Volpina al cimitero. Attenzione, ricurrenza Salamagna, questa qua non l'avevo vista, ragazzi, questo ammazzo veramente full, eravamo contro un full pure Salamagna, questo veramente molto molto bene, ci dava ancora più carica, ancora più enfasi. Effetto di volontà, va a mettere Foxy, Volpio ancora con Volpina, con cui va a dissotterrare certe carte per andare successivamente a inserirle sul terreno. Veramente tanta tanta roba, vado ad utilizzare entrambi chiaramente per fare Mirage Staglio, una carta che finalmente si può rifare dopo essere stata bannata per un po' di tempo. Salamagna, soprattutto nel 2019, aveva veramente fatto il panico, men che meno alle YCS. Il nostro è partito fondamentalmente, dopo averlo bloccato tanto, pensavo fosse un burn anche il deck contro cui eravamo, mentre invece no, stavo utilizzando veramente tantissime carte alla buona, classica maniera televisiva Salamagna, e quindi perché no, non possiamo assolutamente che fargli plauso. Entra Lupo Lincepira e ancora con Jack Jaguar va a far tornare nel mazzo un mostro Salamagna, lo sappiamo benissimo, Salamagna ti vuole andare a spammare tanto tanto tanto, andando a riciclare continuamente le risorse. Su questo va a strizzare l'occhio anche un po' Flow Wanderis, ma essenzialmente il suo obiettivo è far entrare mostri forti come Leo Caldo e mettere sul terreno almeno 2-3 negazioni. Un gran peccato, perché con Rabbia Salamagna con l'effetto ci va a distruggere muro. Allora, intanto ci va in risoluzione a distruggere sia un muro dimensionale, ci va a rimandare nella mano il signor Cilindro Magico, ma fortunatamente avevamo ancora freccia al nostro arco, e quindi per l'appunto andiamo a utilizzare l'effetto di Salamagna Leo Caldo. Va a rifare Salamagna Leo Caldo, lo poteva fare perché aveva Sanctuario Salamagna, e quindi con l'effetto ci andava anche a rimandare nel deck il Cilindro Magico. Bene, un turno veramente magistrale da parte del nostro Oppo, non potevamo far altro che tributare i giusti ringraziamenti, ma guess what? Adesso toccava a noi, un altro Vision nella mano, ho settato Vision, effetto di Signore della Prigione Celeste, l'avversario utilizza immediatamente Circolo Salamagna, che è il cerchino principale, per aggiungere un mostro Salamagna dal deck alla mano. Tanta roba, quindi una partita molto molto vissuta, una partita che andava a dare veramente molto, insomma, e ai ranghi del nostro avversario e anche a noi. Va a mettere Salamagna Falco, quindi effetto di Salamagna Ricurrenza. Ancora vedete come si intrecciano molto bene i vari effetti, sino
ad arrivare al limite, insomma, se vogliamo, del quasi del pedante, ok, o del pedata, che dir si voglia. A questo punto rientra Salomon Grant, Merish Staglio, effetto ancora di rotante, poi chiaramente il mazzo ti va a mettere sul terreno tante carte, poi si va, cioè è un mazzo meta fondamentalmente molto molto forte, con le, addirittura carte come Dragofiamma, Xyz, quindi veramente molti signorini che possono fare il panico, potremmo dire signori. Salamagna, veramente tanta roba, se ti piace il combo è chiaramente un'alternativa che si può tenere d'occhio, e anche troppo, visto che ci sono anche possibilità di giocare potenzialmente tanto di archetipo come in questo caso, poi comunque i turni cominciano a diventare molto molto devastanti. L'unico problema, ecco, forse è lo stesso problema di Fall Flow Wanderers, i mossi sono un po' poco deboli, sono tante mosse, tante acrobazie e in fin dei conti poca ricorrenza, poca reattivity, poca leva poi effettiva sulle varie carte, ma questo a noi non ci interessa assolutamente. Andiamo a prendere quindi il re di Gugliano Cobra, ci serviva assolutamente, e a questo punto è il momento del Ray Jack. Finalmente l'avversario, con attenzione, con Dragofiamma va a proteggere i suoi mostri, e però noi abbiamo due vicini insieme cubico che ci vanno a proteggere, e alla grande non era finita, noi eravamo più che vivi sul nostro terreno. Va a mettere Jack Jaguar, a questo punto la combo Salamagna bene o male ve la siete imparata, quindi posso andare a migliorare anche il tempo di watch time di questa partita. Battleface, ancora Vision insieme cubico che non veniva distrutto ma che si metteva come equipaggiamento, Vision non veniva distrutto ma si metteva come equipaggiamento, poteva attaccare almeno con Salamagna local, quindi perfettamente. Attenzione perché ha utilizzato Fusione del Fuoco nella seconda parte di turno per andare ad inserire Violet Chimera, questa carta molto molto forte perché andava a raddoppiare il suo attacco, e quindi insomma ci poteva stare. Attenzione, ancora formica autodistruttiva, è rientrato ancora Vision, abbiamo messo il Cobra a reticuliano, abbiamo attaccato, ci siamo inflitti danno, ma guess what, nel momento in cui viene distrutto con il Cobra abbiamo preso la Salamon Great Chimera Viola, abbiamo preso il controllo del terreno. A questo punto il mazzo over andava contro il Salamagna dell'avversario, che comunque aveva posto sul campo delle bellissime mosse. Fa venire il Lupo Luce Lunare, a questo punto fa entrare ancora Lupo Luce Lunare, ha praticamente svuotato tutto il suo extra deck, in cui rimanevano infatti solamente 8 carte. Bella roba, eravamo a 400 ragazzi, tra l'altro, eravamo solamente a 400, quindi bella roba. In questo momento avevamo due protezioni e chiaramente la Violet Chimera, che poteva fare veramente tanto, l'avversario aveva di disperazione, stava rimettendo sul suo terreno varie carte, l'Incepira che aveva rimesso nella sua mano il Salomon Great Santuario, rientra ancora Leocaldo in maniera veramente incredibile. Attenzione, ci va a distruggere il nostro reticuliano, attenzione. A questo punto va ad inserire l'Incepira ancora sul terreno, va a fare Volpina, va a creare ancora un altro Luce Lunare Earthface, e toccava finalmente di nuovo a noi. Abbiamo messo sul terreno Prigione, abbiamo messo Legame Gravitazionale, attenzione, questa è una carta veramente molto molto forte, Legame, mamma mia che cosa va a fare, perché va a tangere tutti i mossi di livello 4. Ma i mostri Salamagna potenzialmente non sono di livello 4, ma sono dei mostri Link. Veramente tanta roba, una partita incredibile che va a valorizzare alla grande Salamagna. Veramente che grande deck Salamagna, gli abbiamo rotto le scatole in una maniera davvero molto importante. Ma veramente, cioè, a livello di gioco, a livello di carta, a livello di tutto, si è veramente meritato tutto questo applauso che gli siamo andati a fare. Third Change, comunque eravamo al turno 22, signori, non si finiva più, signori. Qualcosa di veramente incredibile, con Bagusca tutti i mostri non potevano attaccare. A questo punto abbiamo utilizzato Punizione Dogmatica per andare a mandare al cimitero, tra l'altro, il Cavaliere del Drago, abbiamo distrutto. A questo punto è tornato anche Mirage Staglio, non si finiva più, e allora abbiamo continuato. Quando vi trovate in late game in questo modo, signori, è sempre importantissimo centellinare le risorse, riuscire a stallare in qualche modo, perché poi è un problema, cioè a questo punto ricordate, vince chi ha la risorsa giusta al momento giusto, è chiaramente molto molto importante. E ora era anche un problema perché Vision non poteva essere distrutto, ma il suo effetto di equipaggiamento si andava anche a negare, quindi noi avevamo essenzialmente tutto il tempo di avere tutte le carte nella mano che volevamo. Signori, 25 turni di puro fuego, 25 turni, veramente oggi un video veramente monotematico, ma signori, che cavolo di partite, queste sono le partite più belle di Yu-Gi-Oh, come dice il nostro amico Sven, queste sono le partite più
più che rimangono in qualche modo più ricordate, perché ti lasciano così tanti segni veramente. Perché ora voi state vedendo 25 turni veramente in 10 minuti, ma sta partita veramente è durata 2 ore, cioè, nella realtà, quando è stata fatta, perché mosse, io che ci pensavo, l'avversario che ci pensava, è veramente tanta roba, signori. Ora si era anche curato in questo momento, quindi pensiamo finalmente i cilindri magici, ragazzi, vanno sempre a recuperare, ricordate ogni partita, ogni più perfetta partita, vi assicuro, era un qualcosa di incredibile. A questo punto l'avversario si andava a curare, aveva generato veramente troppo vantaggio carte, c'era anche Aquila Salamagna con troppi punti, aveva evocato anche la rituale sul terreno, veramente tanta roba. Però vi assicuro, signori, cioè, vedete, vogliate apprezzare quanto non scaricava mai le pile. Noi eravamo con Vision, noi eravamo anche partiti molto bene, però poi ecco la distruzione di Pachycephalosauro, il Rage King nella mano. Vedete, quando dico che Yu-Gi-Oh! È un gioco molto episodico, perché è così, cioè è bastato semplicemente un Rage King, signori, e si può dire che quello abbia veramente concluso inizialmente tutte le nostre risorse più forti. A questo punto ci ha rimandato in mano Vision, avevamo generato comunque il giusto numero di risorse, signori, avevamo in qualche modo comunque, eravamo ancora vivi, per quanto si potesse pensare. Aveva anche il tifone spaziale mistico che comunque non ci è andato a distruggere la carta. A questo punto ha utilizzato Gazzella, effetto di luce lunare, ha rimandato nella mano Rabbia Salamagna, comunque avrebbe avuto potenzialmente un altro spacchino, ha rifatto Lupo Luce Lunare, signori, è rimasto con 3 carte nell'extra deck, signori. Muro dimensionale a questo punto, finalmente ha attaccato, ha distrutto e quindi ha rimandato nella mano il suo mostro. Però veramente quanta roba, signori, un altro cilindro magico, fortunatamente, signori, della prigione celeste. Questa partita andava avanti a oltranza e ho messo anche velocità raddoppiata, signori, ho messo anche velocità raddoppiata. Guardate a questo punto tutte le risorse che c'erano nella mano. A questo punto 2 carte nell'extra deck, ragazzi, veramente incredibile, veramente troppo incredibile. Partita che è veramente sfinente. Quando sei davanti a queste partite, ti giuro, non puoi far più nulla. L'avversario è indicativo il fatto che si sia andato a distruggere lui stesso il legame gravitazionale, perché significa che non poteva più far nulla. A questo punto Rabbia Salamagna ha distrutto entrambe le nostre carte, è rimasto solamente Vision. A questo punto, ragazzi, per entrato signore della prigione celeste, perché è stata mandata una nostra carta coperta al cimitero, quindi abbiamo messo sul terreno cilindro magico, ha attaccato e a questo punto, signori, sì, mi sono voluto far distruggere io, perché non si poteva assolutamente continuare, mi sono fatto distruggere io, no. Ho detto distruggimi, ok, partita bellissima, ok, che spero vi abbia dato molte sollecitazioni riguardo il mazzo Salamagna, cioè Salamagna veramente, da sono il primo io ad applaudire, ha fatto veramente una bellissima partita e ha mostrato di avere ancora he still got it, come si suol dire nelle grandi arene. Ce l'ha ancora, ha ancora quel piglio bellissimo. Dopo questa partita lunghissima e straziante, mi sono detto basta, voglio rilassarmi, voglio un mazzo che auto win, che vinca immediatamente. Hanno i Cavalieri Fantasma, benissimo. Quindi i Cavalieri Fantasma, cioè, non solo c'erano state combo su combo, pensieri su pensieri, ma materia grigia che penso, cioè, solo al ricordo mi viene ancora il panico. Ma niente, dico, voglio vincere, ora maledizione, non avrò più nulla, veramente, ok. Allora mi sono messo con un Fund of Knights con Rito di Aramisir dentro, non mi interessava nulla, non mi veramente poteva succedere il panico. Sì, signori, anche io sono abbastanza, per quanto predichi sempre la calma, per quanto ammetto che ci sono sconfitte molto difficili da andare a digerire, questo lo ammetto, signori, soprattutto quando giochi per tanto tempo, soprattutto quando sei, è un po' la maledizione di questo gioco, signori, con la fusione destino è un po' lo stesso discorso. Entra Distruttore Felice Sorvegliante, avevamo a questo punto una bella negazione, Distruttore Felice Sorvegliante, Vacuità della Vanità, avevamo anche Fogblade che avevamo distrutto appositamente per andare poi a triggerarne l'effetto. A questo punto in stand by tornava di pie sul terreno, avevamo finalmente Vacuità con cui l'avversario non poteva far nulla, ma giustamente aveva Spolverino dell'Artia. Quando ci sono queste situazioni, signori, sembra che gli avversari abbiano in mano praticamente tutto quello che gli serve al momento giusto. Maledizione, Comune Evocatore ha messo Spirito Tenishtana, ma a questo punto, signori, non potevamo assolutamente permetterlo, non mi interessava di nulla, dovevi essere distrutto, stop. Entro domani dovevamo andare a vincere, almeno entro domani. E c'è l'entrata di Monaco del Tene, a questo punto avevamo anche il Rito di Aramisi, Distruttore Fenice, boh.
la partita era fortunatamente molto bene in mano nostra, per carità, però non si poteva sbagliare. Rito di Aramesir a questo punto, con l'effetto si va a fare il bellissimo segnavventuriero dopo l'avventura fatidica triggerata dal nostro rito. È entrata la bellissima incantatrice dell'acqua, ma è entrato anche il cavalcatore di Grifone Vagante con l'effetto di avventura fatidica, ha messo drago, perché il drago cavalcabile con il segnavventuriero, abbiamo andato al cimitero antico mantello per andare a mettere Brigantina, che successivamente avremmo potuto evocare. Effetto di Dracoback, vedete quanto è forte Dracoback, non solo è un equipaggiamento che impedisce la distruzione del segnavventuriero, ma fa tornare nella mano anche il mostro dell'avversario. Questa è veramente tanta bellissima roba. Vado ad entrare sul terreno anche i cavalieri fantasma dei guanti laceri, andiamo a bannare l'antico mantello, ci andiamo a mettere nella mano Silent Boots, quindi entra Silent Boots, tutto questo signori lo andiamo ad estendere essenzialmente per concretizzare i nostri bellissimi mostri Xyz, che a questo punto diventano anche molto più forti. Altro rito di Aramesir nella mano. Non si poteva fallire, non mi interessava di nulla avversario con due carte, noi con una negazione sul terreno, con cavalcatore, non mi interessava, bisognava andare a stravincere qua, e quando ci si arrabbia Yu-Gi-Oh! Chiaramente bisogna avere i mazzi. Diciamo anche questo, perché se non hai bellissimo mondo magicchiato, stupendo, l'abbiamo anche fatto vedere, è un mazzo veramente molto molto bello. Però ecco, questa considerazione che è importante: quando a Yu-Gi-Oh! Tu vuoi andare a vincere, sei incaponito, che dici, soprattutto quando hai dei rospi molto difficili da mandare giù, se non hai investito nei tuoi mazzi, se non hai il cavolo di mazzo forte con cui dici adesso basta auto win, distruggo tutti, è molto molto difficile. Poi lì oltre al danno è anche la beffa, la frustrazione. Meglio che non si gioca proprio a Yu-Gi-Oh! Ok, bene. Chiaramente facciamo conto di parlare, grazie a Dio, sempre a persone esulanti da questo target, persone che investono della loro potenza, che chiaramente guardano questi video non per vedere semplicemente tanto show che gioca, che distrugge l'avversario, ma se persone che vogliono essere loro, non semplicemente emuli, ma persone vincenti e che stravincono. Anche rivedere i replay è stato brutto, signori, e basta, rilassiamoci un secondo, vediamo... Mamma mia, anche rivedere i replay è stato brutto, signori, è stato, devo ammetterlo, non è stato bellissimo, stesse emozioni. Poi il problema è che quando vedi i replay, in qualche modo tu ricalchi, vai un po' a riscoprire tutte quelle bellissime robe che avevi provato prima. Devo dirvi, questa partita contro il Salamagna vista prima è stata tra le più devastanti mai fatte. Però signori, ovviamente Yu-Gi-Oh! È fatto anche di questo, sono il primo a dirlo ed è mio dovere avvisarvi. Io, lo sapete benissimo, non sono quelle persone che dicono vincerete sempre, fate con i miei mazzi, voi vincerete sempre, fate... No, non è quella roba lì, non è mai stato questo. I nostri mazzi sono forti, sono costruiti in maniera over, per carità, però sono mazzi comunque che devi saperli giocare, se li sai giocare, se sai sempre modularli, che è questa la parola chiave, modulazione con le carte che vanno ben contro i tuoi avversari, gli avversari che sono in quella fumetteria, in quell'arena, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se hai un mazzo poliformico, allora lì sì che il loser rate si abbassa progressivamente, per non dire esponenzialmente. Però è chiaro che anche lì devi essere bravo tu, devi avere il tuo side, devi avere sicuramente... Con i nostri mazzi tu hai una buonissima base di partenza, tante volte bastante, che basta semplicemente lei, ma devi essere sempre bravo a essere camaleontica. Per questo che noi, oltre a fornire i nostri mazzi di team, se qualcuno vuole supportare il canale donando per migliorare la sua produttività e i suoi contenuti, diamo anche assieme ai nostri mazzi il gruppo dei campioni over. Quindi con il nostro servizio non solo hai un mazzo che ti arriva a casa immediatamente, senza nessuno che ti fotte, senza nessuno che ti truffa, senza rischi, velocemente, ma hai anche il gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza, in cui hai il tuo allenatore dedicato, hai una persona che ti aiuta, hai un personal trainer, sì, per quanto ti possa sembrare strano, di Yu-Gi-Oh! A quel punto non si perde mai, a quel punto si arriva a essere veramente veramente molto forti. Chiaramente tutto questo è per persone che vogliono giocare a Yu-Gi-Oh!, per persone che abbiano un budget da investire, per persone che vogliono investire nella propria potenza, non è per persone che sono povere, persone che forse ci devono pensare, forse no, ma forse... Se siete interessati, guardate sotto in descrizione e contattateci nelle nostre varie piattaforme. Vi risponderanno i nostri addetti, che vi forniranno subito il mazzo che volete. Ragazzi, grazie mille per la visione. Iscriviti, clicca sulla campanellina. Ci vediamo domani. Condividi il video con tutti i tuoi amici. Veramente sfinente. Anche questo è un video veramente molto, molto sfinente. Veramente.
Sarà difficile continuare la nostra carriera se le partite continueranno così. Speriamo di no. Pregate per me. Stay over, a domani.